Allora, come potete vedere, anche oggi abbiamo un ospite a sorpresa. Il nostro ospite si chiama Daniel Barbat. O Bar... Scusa, Barbat, che... tranquillo, non è più tanta pronuncia comunque. Va bene, va bene. No, scusami, perché sono una frana con gli accenti e con i nomi. Mi ricordo molto bene i numeri, ma proprio con gli accenti, proprio una cosa impressionante. Nessun problema. E beh, innanzitutto per me è un onore averti qui. Ci siamo visti anche Per me ancora di più. di recente a Roma. Ci siamo visti circa 6 mesi fa, la prima volta, dopo l'acquisto del primo corso e workshop, mi ricordo, mi Sì, hai sorpreso sì, sì. perché comunque, devo essere sincero, eri un ragazzo sveglio, sempre attento e sei il classico ragazzo che fa le domande spinose ed è giusto che le faccia e da quelle poi anch'io a livello professionale cresco e denota comunque una capacità e di una volontà che infatti ti stanno distinguendo anche sul piano dei risultati. Daniel adesso, oltre a vendere in arbitrage, lui fa Sì. l'account manager e ha una propria SRL, giusto, Daniel? SRS, sì, semplificata SRL. perché teniamo le E cose semplici per adesso. sei giovanissimo, quanti anni hai, scusa? Tra un po' 26, quindi sì, abbastanza. Sei giovanissimo, giovanissimo già con la sua piccola società e porta avanti la sua attività. Come è iniziato la tua attività su Amazon, Dani? Allora, ho iniziato in realtà, ma come ho detto anche l'altra volta, grazie a voi, perché il workshop è stato il momento di svolta. Perché sì, volevo farlo, ma c'erano tanti blocchi, tante domande, tante paure. Quindi, quando c'è la paura di non saper come fare, di non avere comunque, insomma, esempi di gente che ha fatto, c'è riuscita. Stai lì perché pensi di essere da solo, non sai come fare. E appunto al workshop, che è stato davvero l'evento che mi ha fatto sbloccare, mi ha fatto decidere che si può fare e lo posso fare, soprattutto perché poi c'è anche poi un gruppo di persone, insomma, un gruppo di pari che ti può aiutare. E infatti dopo il workshop ho deciso che avrei iniziato nel primo trimestre di quest'anno e ce l'ho fatta. Soprattutto anche grazie. Direi soprattutto grazie al supporto che ho avuto anche da voi, sul gruppo del Mastermind, le dritte, il tuo aiuto nello specifico, in non avermi mandato a fare in culo la sera quando ti scrivevo alle 10. No, no, E figurati. Anzi. devo dire che sì, perché poi insomma quando inizi pensi di essere solo, che non sai come fare, dove andare a sbattere, le domande stupide che si fanno all'inizio, cioè che magari c'è anche una risposta ovvia, però comunque cioè, la cosa che mi ha frenato di più è stata la paura e anche di diventare, diciamo, un quasi imprenditore. Cioè, comunque, dire che sono un imprenditore non è proprio così, che è imprenditore è molto più grande di me, però iniziare ad avere quella mentalità e poter fare. Quindi sì, ho iniziato così e poi dopo che mi sono anche certificato, che è stato anche quello diciamo, un grosso aiuto per la mia autostima e per insomma, aver certificato le mie capacità e avere un riconoscimento è stato abbastanza importante per me, perché è un riconoscimento che non è da poco. Vabbè, sei stato bravissimo perché se non ricordo, tu sei stato certificato con la. È il primo giro. Sì, e i numeri, le bocciature erano altissime il primo giro. Sì, anche perché mi ricordo che ero al lavoro e avevano fatto una live già Spal e Vadim e Sì. io li ho salutati e ho detto ciao ragazzi, come va? E Vadim fa ciao Daniel, poi ti mandiamo il certificato che sei passato. Mi ho preso un infarto, infatti ci ho preschiettato sopra Vadim, mi ha preso un coccolone e ho detto guarda adesso mi devi pagare le spese in ospedale perché ho fatto un infarto. No, dai. Infatti No, poi penso la sera stessa è arrivato anche il certificato, quindi sì. È stato un grosso traguardo, anche perché poi, sinceramente, averlo in breve termine per me è stato importante, perché poi mi ha permesso di avere questa certezza che,
queste conoscenze comunque sono state acquisite, sono state consolidate e che posso fare qualcosa fattivamente. E infatti poi da allora, avendo quella conferma, poi comunque mi sono mosso ancora di più e mi sono anche esposto. E da allora, in poco tempo, ho avuto il mio account, ho avuto le mie vendite e ho avuto anche il primo account in gestione che mi ha fatto fare anche quello, insomma, delle vendite e un import dal brand che ho portato io qui in Italia. Perché facendo arbitraggio ho incontrato online questo fornitore che è già presente sul mercato in Inghilterra e ho visto che avevano questi prodotti, li avevo contattati, mi hanno dato un listino prezzi, ma comunque ho lasciato perdere proprio perché non mi avevano convinto inizialmente e poi non gli ho risposto e dopo un po' di tempo mi hanno scritto e mi hanno detto: guarda, abbiamo comunque visto che secondo noi il nostro prodotto può avere mercato su in Italia, se vuoi possiamo farlo importare e vediamo come va. Sei andato completamente controcorrente da quello che dicono gli altri, tu addirittura volevi importare dall'Inghilterra, cioè molti vogliono importare dalla Cina o comprare in Italia, tu dall'Inghilterra, grande, questo veramente sì. No, denota un fatto molto, molto importante di come pensare differente tante volte. Prego, vai avanti, scusami, ti ho interrotto nella tua storia, ma è bello. No. Come no, pensare differente tante volte ti porta a differenziarti dalle altre persone e ti porta al successo. Prego, scusami, ti ho interrotto. Sì, 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 ma appunto, perché, come dicevi, pensare e agire controcorrente non è sempre sbagliato, perché magari si trova l'innovazione, una chiave di volta su qualcuno che magari, cioè su qualcosa che non si era pensato, comunque ti sorprendi e vedi che ci sono tanti modi per fare le cose e uno di quei modi potresti trovarlo tu, cioè insomma potresti inventarlo addirittura, cioè, nel senso uno dice non ci avrei mai pensato e poi vede che comunque c'è questa cosa che funziona. E poi l'evoluzione di questa cosa è stata che io comunque nello scambio con questo fornitore ho visto i loro prodotti, insomma, ho visto che sono appunto presenti sul mercato in Inghilterra, però il loro potenziale era un po' inespresso. E loro vedendo perché loro mi chiedevano cose su Amazon e io gli rispondevo ed erano un po' sorpresi perché non capivano, mi dicevano ah, ma vedo che sei sveglio, sai le cose, sta cosa non la sapevamo, e è interessante così. E andando sempre più a parlare, praticamente io ho detto: guarda, per il mercato italiano ci penso io, ottimizzo io e faccio le cose. E vedendo le ottimizzazioni che ho fatto e comunque così, mi ha detto: guarda, perché noi in Inghilterra qualche anno fa vendevamo bene, ma adesso le vendite sono molto calate, sono veramente calate di molto, cioè molto. E tu, ma che è successo, che non è successo? E tu, chi si occupava dell'account non c'è più, adesso comunque noi Amazon è marginale, e lo stiamo un po' lasciando da parte e prendiamo quello che arriva. E mi ha detto: guarda, io ho detto, se le vendite erano quelle che dicevate voi, è un peccato, insomma, perché state, come dicono gli inglesi, you leave money on the table, cioè lasciate i soldi sul tavolo, cioè soldi che voi potreste avere come introito, non li state generando. E quindi ho detto, io ho visto un po' i listini vostri, ho visto le cose, e magari sì, qualche anno fa si poteva fare perché c'era poca concorrenza, insomma non c'era tutta questi sell che sono entrati, non c'era private label, non c'era l'awareness che c'è oggi su Amazon, e quindi poteva fare anche chi non aveva idea come si faceva. E tu, guarda, io in Italia sono certificato, ho fatto dei corsi, so come si fa, se volete possiamo fare una partnership e vediamo di risollevare questo account. Perché hanno un listino davvero, davvero vasto e c'è margine. Infatti ci siamo già messi al lavoro, stiamo ricostruendo i listini, perché hanno, siccome hanno davvero così tanti SKU, alcuni erano anche splittati, quindi magari
non avevano davvero la pagina, ce n'è una che ha praticamente più di 80 ASIN, ma stavano tutti splittati. Quindi se uno va a fare la navigazione, invece che ritrovarti, che ne so, la pagina con le varianti e navighi subito in pagina, dove andare a cercartele, cioè le vendite quando le fai così? Ah, perché magari uno vuole una certa cosa fatta in un certo modo, ma te la dovresti andare a cercare nell'account, ma chi lo fa? Il cliente vuole avere davanti quello che cerca, quindi mettere quei due parametri, aggiungi al cestino, al carrello e vai. E quindi lì mi sono attivato, ho preso in mano l'account che è disastrato, cioè hanno listini su tutti gli account, cioè su tutte le country, ma sono davvero tutto tradotto in automatico, la parte di keyword fatta con le virgole, insomma le descrizioni che non ci sono, foto povere, e quindi mi ho detto guardate, c'è margine di crescita, ma adesso si fa seguendo dei punti, quindi dei punti ben spiegati qua dentro, approfitterei per dirlo. Esatto, anche lì. E quindi abbiamo iniziato questa collaborazione e l'account si sta risollevando pian piano. Quello che ho visto in prima battuta sui vari listini è stata la variazione del BSR, cioè roba che listini che stavano a 200.000 sono scesi a 50, 40. Però... E poi ovviamente tutte le sottonicchie stanno prendendo ranking e stanno generando vendite. Quindi adesso cioè io quello che ho detto è facciamo un lavoro di razionalizzazione, puliamo quello che non serve più sull'account, creiamo le variazioni, rendiamo una cosa che possiamo avere il controllo sull'account, possiamo vedere, fare le modifiche, intervenire puntualmente su quello che si deve fare, perché farlo così, lasciare lì l'account allo stato brado, ha portato davvero a perdere 9 decimi del fatturato. Ah beh, cioè, Sì, questo sì. Io gli ho detto, io ovviamente non gli ho promesso la luna, non gli ho detto guarda facciamo il doppio di quanto facevate, ho detto io la mia promessa che prendo con voi, cioè il mio, quello che vi dico è, non vi dico che in 3 settimane, in 3 mesi, in un anno facciamo quello che c'era prima, però ho detto io il mio impegno lo metto al 101%, si lavora in sinergia, insieme si lavora per, insomma, si definiscono quali sono i step da fare, su cosa ci si vuole considerare e si lavora su quello. Quindi si migliorano i listini con le foto, con le descrizioni. Adesso stiamo postando anche la parte di follow-up con Ilium, perché loro non avevano questo, convertono con poche recensioni. Non ho mai provato il follow-up con Ilium. Non l'ho mai provata. Come? Non l'ho ancora provato la parte. Siamo ancora in una fase di draft, stiamo scrivendo le mail e oggi domani dobbiamo collegare l'MVS e iniziare a inviare le mail. Ottimo. Quindi, perché comunque i listini sono grandi, gli acquisti sono comunque decenti, ma convertono davvero poco con le mail. Quindi dare quel valore in più sull'acquisto, far vedere al cliente che c'è il customer care, non è solo una vendita nuda e cruda, ma comunque insomma c'è l'attenzione sulla vendita, c'è l'indicazione, non so, siamo a sua disposizione, il prodotto va trattato così. Fa una differenza. Sì. Il valore aggiunto che dice sempre Vadim, insomma è importante. Esatto, esatto. E quindi loro vendono in Inghilterra, in Italia, adesso con te, in Germania, Francia e Spagna anche? Allora, per le country, le altre country, abbiamo messo sulla lista delle cose da fare e per entrare sul panel europeo. Quindi vogliono fare il fulfill by Amazon, quindi mettiamo il listing in FBA. Quindi saranno distribuiti su tutti i centri in Europa, perché sta arrivando anche una stagione dove i prodotti possono vendere di più e siamo un po' in ritardo, perché io sono subentrato poco tempo fa, però ho detto lavoriamo per obiettivi e stabiliamo un target da fare, perché se facciamo un po' di qua, un po' di là, poi si fa una cosa che non è tanto fatta bene e quindi ottimizziamo una cosa alla volta e mettiamo una cosa alla volta in piedi fatta bene, perché sennò poi devi andare a rattoppare, ad aggiustare e potresti perdere insomma un'ondata di clienti che va via. Giusto, bravissimo. Ti faccio i miei complimenti, perché hai avuto un percorso importante, stai facendo un percorso importante,
e che sicuramente ti porterà lontano. Volevo chiederti qual è la parte che ti è piaciuta più del libro? Allora, ti dirò, a me è piaciuto molto il manuale, non del libro, se vado un po' fuori tema, perché è davvero un canovaccio che io quasi quasi, oggi stavo giusto pensando di farmi, non so, di farlo diventare un Excel e avere i punti chiave uno per uno per fare proprio i checkmark su quello che c'è da fare. E il libro assolutamente sì, il corso viene condensato lì dentro, è utile, cioè io i libri li vedo sempre utili per un motivo: hai un indice, sai cosa vuoi, sai dove lo vai a cercare. Quindi era proprio l'idea di quando abbiamo progettato questo libro, l'idea era proprio questa, di chi volesse avere un approccio ad Amazon, poco tempo, qualche ora, perché comunque è un libro che si può leggere secondo me in 3 ore perché è scorrevole, di avere un approccio completo in tre ore su Amazon. Questo invece è una cosa particolare che naturalmente l'abbiamo riservata solo a poche persone, sono le checklist interne nostre. Sì, ti dirò, è stata la prima cosa che ho guardato perché mi ha incuriosito molto, perché davvero a qualunque livello tu sia, che sia all'inizio o che sia già avviato, c'è un progetto e il progetto è giusto che venga trattato come tale, quindi una scaletta, le cose da fare, le cose che non hai fatto e le cose che ti sei dimenticato, e con quello non te lo puoi dimenticare, quindi che sia il primo lancio o il centesimo lancio è sempre utile, perché non è una cosa facile e le cose ce le possiamo scordare, e con quello sicuramente non quello che è scritto, insomma, non si sbaglia, soprattutto quando questo fatto, quell'altro fatto, è davvero davvero tanta roba. Infatti ho detto, stavo pensando di farlo diventare un Excel o davvero una cosa, perché hanno poi in Excel. Allora, di che parliamo? Perché poi già pensavo un Excel con un lancio, quel prodotto pam, fatto lì, lo lasci lì archiviato. Se ti serve qualcosa ci torni sopra, magari ci prendi qualche spunto, ti viene qualche idea da quello che hai già fatto, trovi come migliorarle, quindi esatto. c'è sempre margine di miglioramento di fare cose. L'Excel con le spunte precisamente abbiamo, perché questo l'abbiamo pensato a questo, quando una persona parte da zero, una cosa è quello che magari so io con l'esperienza per riuscire a trasmettere velocemente cosa deve fare, tac tac tac, il manuale è nato per questo, e con questo scopo. E poi anche c'è la parte che è fatta con all'uso interno, per esempio abbiamo l'Excel, che poi per esempio a uso interno abbiamo usato anche, adesso usiamo Asana come programma per gestione di progetti, non so per chi potesse interessare, usiamo Asana. Hai la possibilità di poter condividere il progetto con tutto il gruppo e determinare un workflow del progetto. No, quello è assolutamente importante, soprattutto quando si lavora in team, poter essere distribuito il progetto, avere i contributi, diciamo, dalla propria parte, sì. Sì, si creano i task, i sottotask, puoi commentarli, sono veramente... È indispensabile. No, infatti, programmazione come Asana. E parliamo ci sono alcune domande che ci fanno. Allora, vediamo. Per vendere ad alti volumi bisogna per forza avere il prezzo più alto? Daniel? Beh, ad alti volumi non per forza il prezzo più alto, cioè. Il prezzo poi lo stabilisci tu in base al target che hai. Cioè, insomma. Scusa, il prezzo più basso, scusami. Il prezzo più basso? Scusa. No, assolutamente no. Dipende anche dal tipo di dal business model che uno vuole impostare. Ma Amazon non è solo prezzo più basso. Cioè, chi vuole arrivare su Amazon e dire io vendo sul prezzo più basso sta sbagliando in partenza. Perché sì, il prezzo è una cosa importante, perché non puoi vendere sempre in break even o in perdita, perché sennò non stai facendo un business, stai facendo una cosa così a caso. Però il prezzo, secondo me, deve rispecchiare la qualità che tu stai dando. Perché uno stesso prodotto può essere venduto a due prezzi diversi. Cioè, uno stesso prodotto a livello, insomma, di idea, poi dipende uno come lo realizza, la qualità stessa del prodotto, perché uno può vendere un prodotto che non vale nulla
a 50 euro e un altro un prodotto di qualità vero allo stesso prezzo e, o magari un prezzo anche più alto eppure avere mercato. Cioè non è un prodotto, non è un prodotto solo, è l'idea che c'è, è la soluzione al problema che ti dà quel prodotto, perché diciamolo, chi ha un prodotto di successo è chi magari o crea un problema e ne dà la soluzione o crea la soluzione a un problema che c'è, perché sono quelli da avere un prodotto di successo. Poi chi vuole creare, copiare su cose già fatte, magari può avere mercato perché riesce a creare un progetto fatto bene a cui dà valore e quindi si inserisce già su un mercato che è saturato. Ma non è solo questione di prezzo. Cioè, quello di cui si parla sempre, ed è vero, è il valore che si dà. Perché il cliente, se vuoi un cliente vero, non è il cliente che fai un acquisto one shot e poi arrivederci. È un cliente, cioè il vero cliente è quello che fidelizzi. Cioè, perché magari un cliente deve, cioè, quello è meglio avere un cliente così, secondo me, che 10 che ti fanno un acquisto una volta e basta. Perché quelli, perché poi un cliente che ti fa un acquisto una volta e basta, fino lì. Ma uno che compra sempre da te, che torna sempre da te e prende il tuo prodotto, non è solo uno, perché quello lo dice a un'altra persona e un'altra persona ancora, e quello crea un volano di vendite che è assolutamente offline, ma che poi ti torna online, perché poi se vogliono quel prodotto lo vengono a prendere da te, perché sanno che c'è qualità, che c'è, magari c'è il customer care, perché gli dici: guarda, il prodotto si usa così, si mantiene così, se c'è un problema fammelo sapere, cerchiamo di migliorarlo anche sui feedback dei clienti. Quindi non è solo prezzo, secondo me. Poi ognuno imposta con i propri fini, con il proprio business model che ritiene più adatto. Esatto, condivido. Un altro aspetto, allora, un'altra domanda che ci fanno è: Silvano vende prodotti che hanno anche altre aziende. Come potrei migliorare le mie vendite? È sempre quello, aggiungere valore. Poi una cosa che ho visto che si usa molto è anche: se tu vuoi vendere un prodotto, puoi creare un bundle con altri prodotti. Quindi ti crei questo piccolo bundle e aggiungi valore al prodotto che vendi e puoi vendere a una cifra superiore. Puoi vendere, insomma, un kit di prodotti che abbia una soluzione combinata. E quello ti permette, oltretutto, di entrare, diciamo, in una nicchia nuova, perché possibilmente ci saresti solo tu. E quindi, se tu riesci ad abbinare due prodotti bene, ti crei una tua nicchia dove sei solo tu, e là, oltretutto, la puoi avere volume di vendite e puoi decidere il prezzo, se abbiamo tempo per tornare su quell'aspetto. E quindi è l'innovazione che tu porti e che può avere successo. Giusto, Daniel. C'è un'altra domanda. Qual è la miglior pubblicità da fare? Facebook, Instagram o Amazon? Allora, una risposta anche dal libro, che te la trovo. Prego. Allora, diciamo che Amazon di per sé fa pubblicità. Perché? Perché loro già di fatto pagano Google, pagano Facebook, pagano YouTube, insomma tutte le grandi piattaforme hanno già la loro pubblicità, e se riesci a farti proporre da loro, perché comunque è un prodotto che vende bene, che è nelle prime pagine, diciamo che loro già ti fanno da sponsor. Poi se tu riesci a portare traffico esterno, ben venga. Però se vuoi fare pubblicità su Instagram, secondo me è meglio che trovi, invece che fare le tue pubblicità, quindi crearti la pagina. Poi dipende sempre con cosa vuole fare uno, se vuole fare private label e quindi ha un progetto long term che vuole far crescere il prodotto, il brand, allora sì, è meglio che tu ti crei il tuo account e sponsorizzi là. Altrimenti ci stanno i vari influencer, micro influencer, grandi influencer, ai quali si può fare una collaborazione e loro possono sponsorizzarti, dove tu gli riconosci, non so, una percentuale sulle vendite o comunque un...
comunque è un lavoro, quindi non è una cosa fatta gratis, e loro possono promuovere la loro platea di follower, che è un grande aiuto, perché se hanno tanti follower o comunque hanno un engagement abbastanza alto, riescono a vendere ai loro follower. Perché? Perché lo seguono e hanno comunque, c'è un rapporto di fiducia, anche se non è molto forte, però se Cracco ti vende la sua pizza, la prendi perché ti fidi Cracco. Se una persona che è nell'ambito fitness ti vende una cosa per il fitness, tendenzialmente la potresti comprare perché ti fidi di quella persona che ritieni esperta, ritieni comunque capace del settore. Giusto, giusto. Mi hai detto che hai questo libro qui, giusto? Sì, 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 di mano. Vai a pagina 256. 256. Vediamo se ho detto giusto, guarda. Adesso è un self-test questo. No, figure. No, questa era una nuova idea che non c'è nel corso, che abbiamo inserito nel libro, e più avanti lo inseriremo anche nel corso, perché l'abbiamo testata, effettivamente funziona. E tu cosa ne pensi? Anzi, falla vedere. Questa? Esatto. Io l'ho fatto senza neanche vederlo quando sono venuto a Roma. Bravo. Perché la ragazza mia ha fatto la storia e vi ha anche taggato, quindi l'ho fatto proprio così, inconsciamente. Grazie, grande. sì, infatti ho taggato, non mi ricordo, Vadim e qualcun altro. Infatti sì, vedi, mi fa piacere perché anche la stag era giusto. Perfetto, sono contento. Beh, facciamola vedere bene innanzitutto. Cosa? Allora. Aspetta, forse c'è troppa luce? Non lo so. No, si vede. Allora, fantastico. Condividiamo questo aspetto del libro con tutti i ragazzi. Allora, noi consigliamo di inserire all'interno del pacchetto la classica thank you card. Il bigliettino di ringraziamento per poter ringraziare la persona per l'acquisto che ha fatto. Ma si può andare oltre. Siccome sapete, adesso Instagram sta crescendo tantissimo come reach, come capacità di raggiungere le persone. Al contrario, invece, per esempio, Twitter ormai si può dire che sia morto. Facebook, per poter ottenere dei risultati, bisogna avere investimenti economici piuttosto importanti rispetto al passato. Invece Instagram ha ancora ottimi risultati, si può ottenere ottimi risultati ed è in crescita. Se voi siete quindi proprietari di un brand, far vedere che altre persone utilizzano il vostro brand, il vostro prodotto, qualunque esso sia, vi dà una prova sociale del vostro brand e del vostro uso. In questo modo qua, quindi, noi suggeriamo appunto di creare una... troppa luce forse? Ecco qua. Okay, una thank you card, semplicemente dove si ringrazia dell'acquisto, e poi si inserisce il tag al proprio brand, al proprio personal brand. Sì, scusate, poi quella pubblicità gratuita alla fine. Tanta pubblicità gratuita, perché se io la faccio sui miei amici, Mario, ho 500 amici, 1000 amici, è facile che io riesca a raggiungere una reach molto elevata su tutti gli amici di quel prodotto lì. Sì, ma poi non è solo su quelli direttamente, perché magari stanno in comitiva e lo vede anche qualcun altro di sfuggita, dice: oh, ma fammi vedere, quindi non finisce lì, insomma, la promozione. Esatto, infatti questo è una cosa che abbiamo visto, abbiamo testato direttamente su noi stessi e la trovo molto, molto interessante questo aspetto qui. Stai usando i template quindi che abbiamo dato per le mail di follow up, o stai sperimentando qualcosa di nuovo? Allora, sto un po' sperimentando, a dirla tutta, perché comunque la cosa è che diciamo il template è anche soggetto al prodotto che vendi, quindi insomma il valore aggiunto poi si va attorno al prodotto stesso. Però i concetti da usare, insomma, lo stile o su cosa porre attenzione, assolutamente sì. Rispondiamo a alcune domande tecniche. Il margine di guadagno minimo tenendo conto di eventuali resi, quali dovrebbe essere? Allora,
pure quello è soggettivo, però io direi che sotto il 10-15% di ROI di non andare, anche perché poi comunque devi vedere insomma quanto vendi, come vendi, quanto veloce, quindi però sotto quel margine non andrei, perché è troppo rischioso, cioè non sai che cosa può succedere in un momento, e quindi stare proprio sul filo del rasoio ti crea anche disagio, non è un modo sano per fare questo business. Allora, io so che nell'ambito ad esempio elettronico si possono arrivare anche 6% di marginalità, ma adesso nell'ambito elettronico stanno entrando i grossi fondi di investimento che prendono i prodotti da X, grossa casa produttrice, li vendono su Amazon Y, ma fanno come scambio come scambio di commodity, semplicemente, come può essere il petrolio, come può essere, e quindi non lo sapevo. Sì, stanno facendo questo, e perché come fondi di investimento hanno, cioè non trovi un investimento economico attualmente che renda come comprare prodotti elettronici e rivenderli su Amazon in grossi stock. Sì, però appunto hai detto la parola giusta, grossi stock. Lì si fanno logiche che penso vanno sull'ordine delle centinaia di milioni, quindi lì fai un margine del 5% su 100 milioni, su 5 milioni. Cioè se fai la stessa logica su 10.000 euro del 5%... Non vale la pena, infatti non, cioè, vale la pena. Ti prendi un rischio grande, anche perché comunque... sono 10.000 euro che se ci vuoi giocare, ben venga, se ci vuoi basare un business, pensaci due volte, quindi esatto. prendi qualcosa che magari sia, che ne so, consumabile, che non ti crea resi, o comunque esatto. Se te ne crea, che sia lo meno possibile, o che comunque riesci a gestire e appianare la cosa, non che sugli elettronici esatto. È davvero, cioè, ci devi andare forte e devi sapere cosa stai facendo. Esatto, condivido la tua analisi. Comunque da sopra il 10 sarebbe un top, dal 15 al 20 secondo me, quando riesci ad arrivare a un 20% di margine è già un buon margine. Sì, assolutamente. Quante ore dedica alla gestione del tuo business giornaliero, Daniel? Quasi tutto il giorno, perché ci penso sempre. Allora, dipende, perché... Normale. Dipende, perché io attualmente sono ancora dipendente, e in momenti morti comunque riesco a vedere qualche cosa, gestirmi vedermi l'account, fare un po' di sourcing su fornitori, vedere insomma la parte di analisi di business intelligence sul backend di Amazon, e poi devo gestire, mi devo anche interfacciare con il cliente in Inghilterra, e in media sono almeno 2, 3, 4 ore al giorno. Poi io arrivo a casa la sera e per conto mio mi metto a vedere la parte di ottimizzazioni. Quindi, siccome ora il tempo mio è abbastanza limitato, quindi io esco fuori di casa alle 6, ritorno alle 6, e a volte è successo che mi sono messo a dormire a 1:30 perché ho avuto una sorpresa da Amazon, o mi sono dovuto etichettare certi pacchi. A 1:30 sono a dormire, quindi serve preparazione per fare questa cosa, cioè non è, a mio avviso non è una passeggiata, quindi deve essere mentalmente pronto a avere sfide, avere problemi da risolvere, a metterti lì e sbatterci la testa. Io per fortuna sono abbastanza caparbio, quindi se ho un problema sto lì davvero le ore, e finché non porto a casa il task non mi ci sta. Bravo, anche perché poi giustamente è il mio business, lo tratto come tale, non voglio che sia un business sciatto, quindi non ho un approccio diciamo così alla leggera. Sì, condivido appieno. Daniele ci chiede, c'è una domanda. Daniele sta studiando il corso, più vado avanti più crescono per esempio i suoi dubbi relativi ad Amazon. Allora voglio sentire prima te, Daniel, che consigli gli daresti a Daniele che sta studiando? Allora, un consiglio che sinceramente darei è: ok, hai i tuoi dubbi, appuntateli, ma non ti fermare. Cioè, secondo me è il caso di avere comunque in ogni caso una visione d'insieme. Quindi
sì, ti vengono i dubbi, ma continua avanti, vai, cioè continua, vai avanti, non ti fermare, non ti far fermare soprattutto dai dubbi e dalle insicurezze, perché quelli sono davvero, non ti fanno andare avanti. Quindi chiudi il corso, completalo, rivedilo una volta, la seconda volta, la terza, poi insomma diventerà anche più veloce rivedertelo, perché certi concetti li hai assorbiti, li hai fatti tuoi, altri li vedi magari in un altro modo e capisci di più. Però il corso è davvero step by step per principianti, da chi non ha idea di cos'è a chi comunque ha già visto qualche cosa. Poi c'è il gruppo, c'è il mastermind, che è una cosa, senza togliere nulla al corso, è una cosa che non ha pari, perché la mole di dati, di conoscenze, di informazioni, di skill, di conoscenze che ti può dare lì è inestimabile. Io ripeto, il mastermind, a me il gruppo del mastermind ha dato tanto proprio come sulle sicurezze, sulle conoscenze che il corso, per quanto completo, non può, come ho detto anche l'altro giorno a Roma, non lo può condensare, perché c'è tanto, no, da sapere. 100 ore, no? Già sono 30 ore, sarebbero 100 ore per poterle completare. Il corso è giusto che venga completato e capito a fondo come trampolino di lancio per poi mettere le mani in pasta. Quindi, oltretutto, parlando di mani in pasta, fare senza avere un seller central sotto mano e vederlo è, non so, come fare una corsa sulla bicicletta in palestra invece che farla davvero sulla strada. Cioè, lo fai, ma non è consistente. Quindi, e si impara sempre di più facendo e mettendo davvero le mani in pasta. Sì, condivido appieno la tua analisi. Infatti, per esempio, tu sei venuto anche a trovarci a Roma. A Roma abbiamo voluto fare qualcosa veramente di pratico, perché spesso molte persone si bloccano sull'aspetto della teoria. Abbiamo fatto vedere proprio i passi, come si può ottenere in una notte 22 vendite tramite delle tecniche di Facebook Ads, in chat e altri aspetti. E quindi veramente quello che vi consiglio è la panoramica generale, bisogna avere, attraverso il corso, attraverso anche il libro, per chi vuole semplicemente iniziare da zero, alla panoramica iniziale, mettersi là e comprare dei prodotti, aprire l'account e provare a fare le prime vendite. Vengono i primi dubbi e poi c'è, ad esempio, se hai comprato il corso, c'è il mastermind dove puoi risolverli, c'è il supporto di noi tutti, insomma, che... Oltre a voi ci sono anche i seller, che davvero c'è gente con esperienza. Mamma mia! Federico, ci sei tu, c'è Vadim, c'è Orazio. Insomma, lì il supporto non è H24, ma quasi, perché io mi sveglio la mattina alle 6 e vedo i commenti della notte alle 4, alle 2, cioè cose di gente che parla, risponde, fa, posta, condivide esperienze, che è davvero, cioè, avere un gruppo dei pari, che alla fine quello è, dove ti puoi prendere ispirazione, puoi prendere conoscenze, è inestimabile. Sì, beh, condivido. Ci chiedono poi quando sarà disponibile il libro. Allora, per queste 2 settimane faremo degli approfondimenti con dei seller come Daniele, dei seller di successo, che hanno iniziato pochi mesi fa e stanno ottenendo dei risultati concreti, veramente concreti e sorprendenti. E le vendite si apriranno dal 27, ma sottolineo, ci saranno solo 500 copie di questo libro qua, 500 copie. E per questo sarà una sorpresa solo per alcuni. Questo sarà solo una sorpresa solo per alcuni, insomma, sarà un bonus speciale per alcuni. E all'interno di questa diretta live potete trovare il link per potervi iscrivere alla prenotazione per il libro. Vediamo, Daniel, se ci sono altre domande in merito. Orazio ci chiede come fai a fare solo 3-4 ore al giorno, che lui ne fa 16-17. Hai letto? Cioè, allora, sono anche giornate, cioè conta che c'è stato giovedì scorso che sono tornato a casa alle 6 e sono andato a dormire all'1:30. Quindi, insomma, non è standard 3 ore, non è standard 4 ore, sono giorni e giorni, però
ecco, diciamo minimo 3-4 ore. Poi, ripeto, dipende dal tipo di business che fai, come lo vuoi fare. Io, ripeto, quello che ho fatto era un business model che per me è facile, scalabile, quindi anche a livello di tempo mi permette di gestirlo diversamente. Poi, vabbè, 3-4 ore al giorno, ma ci sono dei weekend che io mi sono svegliato la mattina alle 9 e sono andato a dormire alle 11, che non mi sono staccato dal computer. Quindi, diciamo che se ho fatto poco durante la settimana o poco, insomma, quel poco relativo, poi devo compensare. Quindi, anche perché poi gestisco il mio account, anche quello del cliente, quindi non è... Cioè, la mole di lavoro è tanta, poi quello che è importante è essere davvero focussati sul target. Quindi, sì, secondo me, quello io riesco a farlo abbastanza, quindi magari riesco anche a condensare tanto lavoro in poco tempo, perché magari è una mia skill. Quindi mi permette di essere più efficiente rispetto alla media, quindi se a uno servono più ore, a me ne servono di meno. Perché? Perché sono più objective oriented, quindi so che andare a fare, sono abbastanza pragmatico. Quindi, insomma. Però sì, 3-4 ore almeno sì, ce le spendo. Allora, Victor, tu non ti preoccupare, la copia ce l'hai già. Perché ci chiede Victor, non ti preoccupare, Victor, che ti arriverà a casa. Anzi, basta che mi scrivi una mail con l'indirizzo e a te già sei già a posto. È già pensato a voi. C'è Vito che dice che ha inserito la mail sbagliata, però penso che lo può rifare. Si può riscrivere con la mail. Sì, esatto. Poi poi se no scrivi sulla chat di Scuola E-commerce, sicuramente ti risponderanno. Esatto, qualcuno ti risponderà. No, sì, sicuramente ti risponderemo. Le spedizioni, il minimo pacco lo pago 3,90 più IVA. A me è un costo molto alto, ma non trovo un miglior prezzo. Beh, 3,90 più IVA non è male. Dopo dipende che... se hai altri balzelli tipo ZTL, se hai altri balzelli tipo, non so, fai la prova di consegna, la seconda consegna, questo è da valutare. Comunque, così magari 3,90 sotto 3 kg. Tu cosa ne pensi, Daniel? Ma non mi sembra un prezzo malaccio. Poi puoi seguire i consigli di chi ha fatto meglio e magari vedi che riesce a fare, insomma, dei buoni volumi e magari la riesce a ridiscutere anche il contratto che hai col spedizioniere, oppure prenderne altri, cioè non averne solo uno, come dite voi, perché ci possono stare n.000 problemi: chi sciopera, chi non sciopera, chi c'ha un problema, chi gli esegue il camion. Per i medi di corrieri, i corrieri piccoli capiscono, ragazzi, e vi trovate a dover poi far causa per recuperare i pacchi, per poter recuperare i resi, quindi se vi trovate a dover annullare l'ordine o a rispedirli è una tragedia. Poi dipende, c'è chi ti conviene per le isole, per le zone disastrate, per le dimensioni di pacchi, quindi insomma è bene che abbia più di un spedizioniere, che se succede qualche cosa e qualcuno ha avuto esperienze è meglio avere, essere parati. Allora Vincenzo e Daniele, non preoccupatevi, i corsisti hanno sempre un canale privilegiato, ragazzi. Ah, sono raccomandati. Siete raccomandati, quindi lascia... invece Orazio no, Orazio non va bene, no? Orazio non è raccomandato, quindi deve prenotarlo. Se lo dovrà sudare, a fare botte sul lancio. Sì, no. Se non sbaglio ce l'ha già. L'hai visto a Roma? Sì, c'era. Sì, esatto. Perfetto. Daniele, beh, sicuramente sono contento che tu ti sia prenotato il libro e questo può esserti d'aiuto. Ci sono alcuni aspetti, alcune tecniche nuove che abbiamo sperimentato all'interno e alcuni aspetti molto interessanti che abbiamo scoperto di recente, che abbiamo deciso di trasmetterli, di scriverli proprio su carta e inserirli in questo libro. Avete qualche altra domanda per Daniele?
Vediamo. No. Vedi, l'autografo, cioè, c'ha ragione Vincenzo, io potevo farmelo firmare a Roma, maledizione. Ci pensavo prima. Poi vi rincorro un giorno e me lo autografate. Beh, la prossima volta che ci sentiamo per il mastermind, per una pizza, qualcosa, più che volentieri, insomma. Sì, però sbilanciatevi un po' verso il sud, verso il centro. Verso il sud, sì. Fate lì nell'area industriale che a fare i comodi vostri. Sbilanciatevi verso il sud, Roma... è raggiungibile per tutti. Il prossimo lo faccio a Rovereto proprio sotto la casa. No dai, scherzo ragazzi, l'ultima domanda, Dimitri, prima di salutarvi, ti sei fissato degli obiettivi a breve termine, man mano ne aggiungerai degli altri oppure ne hai uno solo, studiano i risultati? Studiando i risultati. Allora, diciamo che come sto impostando io la cosa è un grande obiettivo separato in piccoli obiettivi. Cioè, sogna in grande ma dividi in piccolo. Perché poi, insomma, avere grossi obiettivi non è facile, non è veloce. E se ti setti il goal troppo, cioè non troppo alto, molto alto, finché lo raggiungi magari ci vuole molto tempo, molto sforzo e... Non è velocemente raggiungibile, quindi secondo me è giusto dividerlo per piccoli step e avere le tue piccole gratificazioni mentre fai il tuo percorso e facendo un po' per volta che magari non è quasi invisibile, quasi impercettibile, poi a lungo termine si vedono i risultati, si vedono i progressi e gli obiettivi che raggiungi e quello ti porta ad avere sempre più spinta, più energia per fare. Quindi io personalmente lavoro così e riesco anche a essere atomico sulle cose, essere preciso e portare a casa i task, che mi sembra la cosa più importante. Esatto. Quindi in generale, per chi è corsista, voglio riassumere, non si preoccupi che avete un canale super mega privilegiato. Per quanto riguarda gli altri, possono prenotarselo nel link sottostante. Non preoccupatevi, l'acquisto sarà possibile dopo il 27 e tramite la prenotazione comunque avete la possibilità di poter ottenere tutte le comunicazioni che, in merito anche a questo libro e anche conoscere tutti i ragazzi di scuola e-commerce, ragazzi come Daniel che stanno crescendo anni fa. E fa piacere che crescano anche grazie alla community, fa diventare la community sempre più grande e sempre più una cosa più coesa, perché il bello, a me la cosa che piace è che sta diventando una community di amici che si condividono le proprie esperienze e si sostengono nelle varie problematiche, perché anch'io in primis condivido quando mi bloccano l'account e cose del genere, aspetti problematici, insomma, che capita a tutti, a chi direttamente lavora con Amazon come facciamo noi, insomma. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ancora per l'attenzione e grazie Daniel per questa bella live. Buonasera. Grazie per l'intervista. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!